Si sente, sì. Grazie dell'invito. Apprezzo molto il documento che voi affidate a me in vista di Parigi 2015, essendo io insieme al Premier Renzi il capo della delegazione italiana in quel consesso. Per rispondere alla domanda di Roberto, io non posso essere per contratto né ottimista né pessimista verso Parigi, devo essere realista. Io credo che in questo anno, da Lima a Parigi, un percorso di strada molto lungo è stato fatto e molto importante. Cioè, noi ci presentiamo a Parigi in condizioni completamente diverse di come ci presentammo a Copenaghen, di come ci presentammo a Kyoto. Cioè, ci presentiamo con 100, ad oggi 163 paesi che hanno presentato i propri INDC, cioè che cosa sono gli INDC? I propri contributi nazionali, le azioni che intendono fare per ridurre le emissioni all'interno dei propri confini. Questo è quanto avevamo stabilito a Lima. A Lima ci eravamo dati un percorso che prevedeva effettivamente che entro marzo ogni paese avrebbe presentato i propri NDC, siamo arrivati un po' più lunghi, però oggi noi abbiamo 163 contributi nazionali che rappresentano più del 96% delle emissioni totali. La prima considerazione la dobbiamo fare su questo, cioè siamo in un mondo completamente diverso da quello del 1997, cioè da Kyoto. Io vi ricordo che a Kyoto firmarono nell'annesso 1, cioè i paesi che si impegnarono alla riduzione di CO2 entro i propri confini erano solo il 12% del totale, rappresentavano solo il 12% del totale delle emissioni. Quindi i due dati sono 12% allora, 96% oggi. È stato fatto un tratto di strada enorme da Kyoto ad oggi. Ed è stato fatto anche in questo ultimo anno, perché non sono venuti a caso tutti questi paesi. C'è stato un lavoro molto forte di diplomazia, e lo dico anche con un po' di orgoglio, di assistenza tecnica da parte del nostro paese verso altri paesi più poveri, più in difficoltà, che non riuscivano tecnicamente a farlo. Quindi c'è stato anche un lavoro di solidarietà di tutti i paesi, gli uni verso gli altri, per arrivare a presentare gli NDC. Voi sapete che l'obiettivo è quello di contenere le emissioni entro il 2%, entro i 2 gradi. Noi andremo a Parigi con una richiesta ancora più ambiziosa, come Italia e come Europa, cioè che almeno, restando fermo l'obiettivo dei 2 gradi, che almeno però all'interno del documento che verrà fuori da Parigi 2015 ci sia un riferimento anche al grado e mezzo, almeno in maniera prospettica. Questo perché noi sappiamo che i 2 gradi sono già un compromesso rispetto all'obiettivo che davvero servirebbe al globo. L'obiettivo vero, che salverebbe tutti, per intenderci in particolare le piccole isole, che sono quelle che lo chiedono con maggior forza, è il grado e mezzo. Quindi noi vorremmo che almeno all'interno del protocollo che uscirà da Kyoto, da Parigi, ci fosse un riferimento al grado e mezzo. Sappiamo però anche, e questo è un dato negativo, Roberto, che se noi andiamo a sommare tutti i contributi nazionali presentati ad oggi, non danno 2 gradi, ma tutte le azioni che i paesi si sono impegnati a fare al proprio interno ci portano ai 2,7 gradi. Addirittura, se non impegniamo le risorse che abbiamo promesso, questi 2,7 gradi si alzano pure e quindi arrivano molto vicino ai 3. Quindi a tutt'oggi, pur avendo molti paesi che si sono impegnati, non abbiamo ancora raggiunto il livello che ci permette di raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati. Allora, la prima cosa che noi chiederemo a Parigi, insieme al grado e mezzo, è quella di essere ancora più ambiziosi, perché 2,7 gradi è un obiettivo ancora distante dal target che tutti insieme ci siamo dati. Cioè, a Parigi bisogna che i paesi facciano uno sforzo ulteriore, diventino più virtuosi di quello, si mostrino più virtuosi di quello che hanno dichiarato di essere fino ad oggi. Non a caso, se voi vedete, nell'obiettivo europeo, noi firmato sotto la presidenza italiana il 23 di ottobre dell'anno scorso, c'è un riferimento
al 2030 che dice riduzione di almeno il 40% entro il 2030. Cosa vuol dire quell'almeno il 40%? Vuole dire che se a Parigi ci fosse bisogno di un ulteriore sforzo per rimanere entro i 2 gradi, l'Europa e quindi anche l'Italia è pronta a sottoscrivere un accordo più ambizioso del 40%. Noi vorremmo, in base a questo accordo europeo che abbiamo fatto, che gli altri paesi facessero la stessa cosa che siamo disponibili a fare noi, e lo chiederemo con forza a Parigi, lo chiederà la Presidenza europea e lo chiederemo noi come Italia. Io do molta importanza, oltre che all'obiettivo che ci siamo dati, do uguale importanza, guardate, alla governance del processo che si stabilirà a Parigi. Cioè noi dobbiamo avere in mente, in maniera molto chiara, che a Parigi incomincia un percorso che dovrà durare per sempre. Per sempre, cioè sarebbe un errore se noi considerassimo il risultato di Parigi solo ed esclusivamente sulla base del documento finale che uscirà a Parigi. Certo, quello è importante, ma quello è l'inizio di un percorso, e perché così sia bisogna che ci sia una governance del processo molto chiara e trasparente. Che cosa intendo per governance di processo? Intendo che gli impegni che noi prenderemo a Parigi devono essere oggetto di una revisione periodica nel tempo, che deve essere trasparente, deve essere misurabile e deve essere vincolante. Deve avere almeno queste 3 caratteristiche, perché se vengono a mancare queste caratteristiche, difficilmente il protocollo di Parigi potrà poi dare degli effetti veri, perché se noi torniamo da Parigi dicendo ci siamo impegnati, ma poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, ci rivediamo fra altri 15 anni, è chiaro che a quel punto Parigi rischia veramente di essere servito a poco. Se invece noi usciamo da Parigi dicendo ci vediamo fra 3 anni, fra 2 anni, fra 5 anni, stabiliremo la periodicità del monitoraggio, però ci vediamo fra un periodo di tempo e tutti insieme diciamo in maniera trasparente e su dei dati che già definiamo a Parigi, cioè su dei parametri che già definiamo a Parigi, a che punto siamo e che cosa ognuno ha fatto, e allora lì potremmo anche decidere di essere più ambiziosi secondo il punto in cui siamo, per questo noi chiediamo il grado e mezzo, allora in quel caso secondo me Parigi sarà un successo. Io ho molta speranza che si possa raggiungere questo livello di governance, almeno su 2 criteri, sulla periodicità, su 3, sulla trasparenza e sui criteri col quale misurarci. Sono meno convinto che si possa arrivare invece ad avere l'ulteriore vincolo, che è quello proprio del fatto che il protocollo deve essere vincolante per tutti i paesi, di un ulteriore criterio, che è quello della vincolabilità del protocollo stesso, perché alcuni paesi su questo sono molto resti. Io ricordo che l'Europa e l'Italia l'impegno che hanno preso l'hanno preso in maniera vincolante e giuridica, quindi per noi, al di là di quello che succede a Parigi, comunque almeno il 40% vincolante e giuridico resta. Noi vorremmo che questo nostro buon esempio si estendesse anche agli altri paesi. Quindi le richieste dell'Italia in quella sede saranno soprattutto queste, cioè quella di avere un accordo più ambizioso dei 2,7, un riferimento al grado e mezzo e un sistema di governance molto determinato e molto preeminente per tenerci l'uno con l'altro sotto controllo rispetto agli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Dicevo prima la differenza fra Kyoto e Parigi, no? 12%, 96%. Guardate che questi 2 numeri sono essenziali per valutare che cosa stiamo facendo a Parigi. Quando noi sottoscrivemmo Kyoto, sono andato anche a rileggermi gli articoli di allora, del 97, ci fu una grande polemica perché molti dissero noi ci stiamo impegnando e vincolando, dandoci dei vincoli anche di tipo economico, quando altri paesi non lo fanno, quindi noi perderemo di competitività. Questa era la lettura di Kyoto allora. Oggi questo discorso viene meno, perché nel momento in cui tutti i paesi si impegnano in una determinata politica, quello che allora era un vincolo,
oggi diventa una grande opportunità economica, una grande opportunità economica. E chi ha investito in Kyoto ha una potenzialità economica di concorrenza più forte degli altri, e noi siamo fra questi, perché guardate, noi possiamo dire tutto del nostro paese e amiamo spesso parlare male del nostro paese, ma noi abbiamo rispettato il primo protocollo di Kyoto, certificato qualche mese fa, qualche settimana fa dall'ONU sul proprio sito, e la settimana scorsa siamo stati definiti fra quei paesi, per dire la verità la stragrande maggioranza di dei paesi che firmarono Kyoto, ma ci siamo anche noi, well on track rispetto anche al secondo periodo di Kyoto, cioè siamo in dirittura per il rispetto anche del secondo periodo. Quindi noi i compiti a casa di Kyoto li abbiamo fatti tutti. Difatti, quando noi andremo almeno il 40% è con burden sharing, cioè che cosa vuol dire? Che verrà attribuito un target ad ogni paese, non è il 40% europeo, mentre per il 27% di energia rinnovabile, il 27% di efficienza energetica, sempre dell'accordo, è a livello europeo l'impegno, non a livello nazionale, il 40% verrà declinato in target nazionali. Quel target nazionale, con i criteri che si stanno adottando a livello europeo, per noi sarà molto più basso del 40%, perché noi gran parte, visto che il 40% è a partire dal 1990, è calcolato sulle emissioni del 1990, noi una gran parte di riduzione rispetto al 1990 in confronto agli altri paesi europei l'abbiamo fatto. Quindi quel 40% per noi effettivamente sarà una percentuale che varia dal 29 al 33%, dal 31 al 33%, cioè siamo in questo target qui. Perché? Perché gran parte del percorso l'abbiamo fatto già rispettando Kyoto. Allora noi abbiamo fatto una parte importante del percorso e oggi dobbiamo sfruttare questa capacità innovativa anche in tecnologia che abbiamo sviluppato in questi anni come fattore competitivo nella nuova economia che nascerà dopo Parigi, perché dopo Parigi nascerà una nuova economia basata soprattutto sulla competizione nelle politiche ambientali, e noi lì abbiamo una marcia in più degli altri e dobbiamo riuscire ad utilizzarla in termini di sviluppo. Questa è la grande sfida che noi abbiamo davanti, è una sfida ambientale ma è anche una sfida economica. Attenzione, la sfida economica è importantissima anche da un punto di vista della riuscita del protocollo, perché se noi più paesi investono nelle tecnologie ambientali, più ricerca si sviluppa e più noi quella ricerca possiamo utilizzarla proprio in quei paesi che sono più in difficoltà e che stanno entrando in un processo di industrializzazione, per fare in modo che non facciano il percorso di industrializzazione che abbiamo fatto noi, che è altamente inquinante. Quindi tutto quello che oggi viene spostato in ricerca e in trasferimento di ricerca servirà, sarà essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo di Parigi 2015. Ecco, noi siamo in questo contesto qui e credo che andiamo a Parigi con molta forza e con molto lavoro fatto anche all'interno del nostro paese.